le anime non esistevano all'epoca dei draghi di pietra. I draghi di pietra non erano vivi, quindi Indy non avevano anime. Quando si va a uccidere un drago antico, non ti dà l'anima in Dark Souls, non è mai successo. E quindi, facendo in una storia autoconclusiva 1 più 1, avevamo inteso che i draghi non avessero una propria anima. Questo è stato poi discusso e confutato da Dark Souls 2, che però in troppe cose ha fatto quello che cazzo gli pareva, senza l'anima cura, nonostante in realtà a livello di varietà e a livello di videogioco è veramente, veramente bello, nonostante i suoi problemi. E quindi abbiamo in qualche modo deciso di sopportare l'idea di Sin, perché era un drago nato dopo i cicli, il suo veleno non proveniva dai miasmi di Nito, ma soltanto da un racconto diverso, ossia era un drago col dentro il veleno. Abbiamo pensato di poter dire, di poter discutere sul fatto che effettivamente i draghi avevano ognuno, dopo i cicli, dopo la nascita della loro disparità, perché finalmente con la nascita del fuoco nacque anche la disparità dei draghi, avessero ognuno un soffio unico, un soffio speciale, come avvenne con Calamith, no? Poi, vogliamo criticare Miyazaki? Critichiamo Miyazaki. Calamith è un casino. Calamith è tendenzialmente insensato, perché se uno vuole essere molto preciso nella lore e non nella sua fantasia creativa, che questa Ringed City ha tranquillamente sottolineato in maniera definitiva, che gli piace creare cose uniche, Calamith è un drago antico, finché è un discendente Midir, Sin, quello che ci pare. Quello che ci pare. Il drago antico neanche parlo. Il drago antico è un artificio. Ma lasciamo stare quella cagata mondiale, quella puttanata di gameplay e di design che non riesco a concepire sia stata riuscita a fare nel 2014. Il fatto è che Calamith è molto diverso dai draghi antichi, arcidraghi, retconnati come arcidraghi in Dark Souls 3. I draghi sono una cosa, gli arcidraghi sono un'altra. I draghi sono i nati dopo i cicli, gli arcidraghi sono i draghi eterni. Calamith è un arcidrago. Sopravvissuto allo sterminio, dell'estinzione. Ed è completamente diverso, ha solo due coppie di ali. È un po' un casino, perché tu aiuto, cioè non mi dai coerenza in questo modo, mi confondi le idee. May I ask thee a kindness? Perhaps thou hast beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Medir is his name, and the arch-dragons are his forebears. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. Now here, Eccoli gli altri due return. boss. He Filianor e remaineth to l'arcidrago. watch over the sleeping princess, true to the old accord. And yet, I would have thee put the dragon to rest. Before the dark consumeth him, and his vows are forgot. I offer my sincerest gratitude, thou who art kin to God's name. Please, take this. Dangerous to Guolo. I have asked a thing most terrible of thee. È vero. May this token of thanks be of aid. La domanda che mi sorge spontanea è: questo drago, per un accordo, per un patto, protegge il sonno di Filianor, che dorme per il bene dell'uomo. Un drago ha un patto per proteggere la figlia di Lord Gwyn. Un patto fatto con chi? Con Gwyn? Questo scudo duro come la pietra è stato ricavato dal cranio di un discendente dell'arcidrago. Furono degli dei stessi a ordinare ai Cavalieri degli Anelli di prendere parte alle spedizioni per distruggere i draghi. Ogni memoria della loro partecipazione è però andata perduta. Nell'era degli dei, i pochi cavalieri donne impegnati nella caccia ai draghi utilizzavano questo miracolo per evocare un arco da cui scagliare frecce di fulmine. Queste saette colpiscono a grandissime distanze. Si dice che venissero utilizzate per accecare i draghi. È bene però ricordare che le storie più meravigliose sono sempre abbellite con eccessivi particolari. Touché.
sapete benissimo. Sapete benissimo come sono fatto. Ho il batticuore. Non so se quella luce che mi ha raggiunto era l'anello dell'occhio malvagio che mi ha ridato gli HP perché ho sconfitto un nemico, o se è un bonus nascosto. Ecco qua, quello senza armi, senza spada. E l'avevo anche colpito. Ma ci picchia. Oh cazzo! Vabbè, non si morirà. Oh cazzo. È venuto a riposare qui. Quindi questa è la seconda volta nella storia dei Souls che combattiamo... No, questo non è un arcidrago. Quindi è un discendente, come Sin. Un po' più grosso. Un po' più corrotto, un po' più antico probabilmente di Sin. Tanto antico che è qui dai tempi della loro guerra. Molto strana questa cosa. Che ambientazione meravigliosa però. Wow. Wow davvero. Sensazioni Souls, molto belle, anche se non mi dimenticherò mai le spalle di Evrietas, cosa hanno causato nelle mie viscere. Ok. Quanti... Sono cresciuti dei cristalli su di lui, è terribile comunque. Dark... Mangia oscurità, Midir. E la peppa! Oh oh! È aggressivo, eh? Sembra quasi un drago immortale per quanti HP ha. L'onda d'urto! Mazza i danni. La testa... Oh, ok, la testa è un punto un po' più fragile. Mi ricorda qualcuno. Questo è un problema. Questa è una battaglia che mi ha demoralizzato subito. Scusate se ho gettato la spugna in questo modo, cominciando a non attaccare sotto i piedi. È una battaglia d'attrito terribile. Io ho delle caratteristiche altissime. Questo è questo il boss segreto finale di sempre, perché hanno veramente fatto una cosa pazzesca. Gente che si butta, perché giustamente è molto smart. C'era un segno di evocazione? Shira! Non ho bisogno di altri HP, bimba, davvero, non ne ho bisogno. Ovviamente. Ok, andiamo. Pensavo che sarei morto molto prima. Non volevo sopravvivere. Una cosa del genere spero che sia debole al sanguinamento. Questo.
Ah, devo stargli lontano, non posso rullare dentro al fuoco. Vabbè, ho imparato. Ho schivato. No! Perché non ero in dual? Perché non ero in dual? L'avevo messo in dual. Che cazzo succede? Ah, ma guarda un po'. Non c'è molto controllo. Non c'è molto controllo in questo scontro, però non si vede un cazzo. Eppure schivo. Che cosa frustrante. No, c'è sicuramente il modo di rollare dentro. Su. Sto sbagliando tutto per forza. Ragazzi, mi sta sconvolgendo questo scontro. Però... cazzo... occhio, perché non si vede nulla. Ma non so se sono io che sto gestendo male la telecamera o se è la boss fight che è fatta un po' per fare casino. Non posso stare lì lontano e non posso stare lì vicino, cazzo, ragazzi. E dai, Miyazaki, su! Che cazzo di idea hai avuto? Non esiste che non possa schivare quell'attacco. Non esiste. Voi che ne pensate? Sono io stanco e gioco di merda o effettivamente sta boss fight non è niente di che? Perché devo sempre mettere in mezzo quei lag? Perché devo sempre mettere in mezzo l'Iron Golem, che è grande, ma si vede esattamente cosa fa. Boh. Il target è una puttanata, ovviamente. Sto attacco non lo capisco. La codata, l'abbiamo letta. Però lui dopo fa sto soffio, e tu che cazzo fai? Così? Molto drago antico sta cosa, tra l'altro. Target che si perde perché Dark Souls è fatto così. È una cosa un po'... sono io? Sto giocando male, male, male? Può essere. Posso essere tranquillamente io che sto giocando veramente, veramente male ed è solo colpa mia. Davvero, non mi permetto. Non mi permetto. Può genuinamente essere una mia incompetenza stanotte, ma non mi sembrava di giocare così pessimamente. Ora sta arrivando il nervosismo dello schifo. Neanche ci arriva! Guin era un po' più bravo.
ho utilizzato 10 Estus e una benedizione divina per vincere questa boss fight. E andava... E fino all'ultimo quarto mi stava anche piacendo, per essere una delle prime volte, tra virgolette, che l'affronto come stava andando. Poi mi ha rotto in due, perché ho visto... Avete visto negli occhi, probabilmente. Non avevo mai visto l'attacco delle umanità che uscivano fuori dal terreno o comunque dalla sua aura corrotta. Quella è un'anima. Comunque... sono molto teso, mi trema la mano, perché giustamente mi sono spaventato, ho cominciato a prendere danni e al posto di cercare di fare la bella battaglia senza curarmi ho cominciato a glugluare senza alcun ritegno. L'onda d'urto oscura, in uno dei tentativi, l'ho schivata. Schivata, esattamente come l'onda d'urto elettrica di Parl. È la stessa cosa, stesso tempismo di Parl, identico. Infatti non ho avuto troppi problemi a schivarla, ma ho deciso di allontanarmi per buffare l'arma. Averlo vinto e averlo letto non mi ha dato una reale soddisfazione, non mi ha fatto sentire vincitore di una boss fight complessa e difficile, difficilissima ed estrema, l'ultimo, l'omega weapon di Dark Souls. Non mi sento affatto così. Con Calamith mi sentivo così, con Manus mi sentivo così. Non mi piace. L'inquadratura è un costante schifo illeggibile. È tutto istinto. È andare sul muso e poi la coda, il muso e poi la coda, il muso e poi la coda. Correre da una parte all'altra dell'arena. A tutte le testine, perché adesso le chiamo testine, che si erano proprio permesse di venire a dire, perché lì devi anche essere un attimino conscio di pensare prima di parlare o scrivere. Che mi dicevano, ma come fai a lamentarti del drago antico? Un drago? Come può combattere? Così! Testine! Così combatte un drago! Artigli, coda, morsi, volo, schiacciate, rincorse, cariche, giravolte, soffi. Così combatte un drago, non come una gallina con del ritardo. Su, per l'amor del cielo. Cazzo. Così combatte un drago. E lì ci posso anche stare, che mi diciate, ma non puoi lamentarti troppo di Midir, è così che combatte un drago. Qui la posso accettare come risposta. Ciò non di meno, così combatte un drago, ma è gestito di merda. Perché Calamith non è così ingestibile. Calamith è più lento. Dark Souls 3 è tutto più veloce, ma questo non solo è molto più grosso di Calamith, ma non è divertente. Midir, discendente degli arcidraghi, fu cresciuto dagli dèi. E con la sua immortalità gli fu dato il compito di combattere eternamente l'oscurità. Un compito che non dimenticò mai, anche dopo la morte degli dèi. C'è un punto di luce all'interno di quell'anima. Per me è inopinabile e, francamente, con tutto il cuore, ragazzi, nessuno che mi venga a dire che gli arcidraghi hanno le anime, secondo me, ha ragione. Perché la prima grande anima, le anime nascono con il fuoco. Non esiste la vita prima, non esistono le anime prima. Quindi gli arcidraghi, un'anima, non ce l'hanno. I discendenti degli arcidraghi? Va bene. Avrei gradito una descrizione, avrei gradito un puntino in più. Però abbiamo visto comunque, specialmente con Dark Souls 3, o comunque dopo l'1, che gli è piaciuto proprio aggiungere cose. Va bene. Con il retcon dell'esistenza degli arcidraghi ci vuol far capire che i draghi sono qualcosa di diverso. D'accordo. Ok. Che lui fosse immortale, però che cosa ci dice? Che era in parte arcidrago allora. Aiuto, aiutatemi, perché che non fosse immortale ora ci sta. I cristalli gli hanno staccato le scaglie di pietra. Va bene. Va bene. Ma quindi i casi sono due. Qua Miyazaki non frega un cazzo. E
come il director di Dark Souls 2 c'è la meccanica delle anime sucate, ma non credo, perché non ha mai fatto così. Oppure è un discendente degli arcidraghi. I discendenti degli arcidraghi sono comunque immortali, come eternità, non come invincibilità, ma una volta perse le scaglie diventano vulnerabili, se uccisi hanno dentro di loro un'anima. I draghi sono immortali anche senza le scaglie, quindi. O no? Cioè sono invincibili con le scaglie, ma immortali a priori. O non era più immortale e stava invecchiando sto drago. Molti hanno accettato di voler vedere come il luogo dove, all'interno del prologo di Dark Souls, si accende la prima fiamma. È ovvio il richiamo, ok? Sì, è molto probabilmente qualcosa di simile. Ma contemporaneamente... no. Perché così si va a complicare ancora di più la situazione narrativa del mondo di gioco. Non è collegata a un arcialbero, come invece lo è nel prologo, non si trova minimamente vicino a Aizalith, dove in teoria erano stati costruiti quegli scudi per la fiamma per mantenerla viva. Tutte le teorie concrete di un mondo autoconclusivo come può essere quello di Dark Souls vacillano dinanzi a tutte queste aggiunte. Capite cosa voglio dire? Una memoria di un'antica arma trovata nelle profondità di Midir. Questa stregoneria utilizza le anime per dare forma al pensiero e quindi attaccare con esso. La spada è chiamata rispetto alla moonlight, alla luce della luna. Ma è leggera. Ah, ok. Oddio! Oh, cazzo! Fantastico! Ma è leggermente diversa da quella di Sith. Forse ha le radici in una vecchia memoria. Non così lontana dagli inizi. Ok. Penso di aver azzeccato senza in realtà aver avuto istinto. Avevo letto che nel DLC di Dark Souls 3, in questa settimana, c'era una citazione di Kingsfield. Probabilmente questa è la Moonlight di Kingsfield. Abbiamo appena sconfitto Midir. Voglio sentire cosa da dire a un non morto, un unkindled, che ha eliminato un drago allevato dagli dei, corrotto dall'abisso. My most humble thanks. Just thanks to thee, the dragon erred not from his vows. Please, take this. A final gift of thanks. Oh, no, ti prego, dammi qualcosa di unico. Now, hasten on thy journey. But wake not the slumbering princess. As the fire waneth, does she lie by the dark. All for the sake of man. Lei è coricata e insieme all'oscurità per il bene dell'uomo. My humblest thank now, as the fire... Un'arma draconica. Oh, è tanto tempo che non troviamo armi draconiche. Che simboleggia Dark Eater Midir. La un tempo squisita lama ormai è completamente ricoperta di nero e sbriciolata. Senza il suo fodero, presto scomparirà nel nulla. E non ho trovato nessuno che andasse contro l'idea di un concetto generale che si è venuto a creare, ossia che l'anima di Midir sia nata dal suo assorbire oscurità. E ok, va bene, ci sta. Sin, Elana, Midir, Abisso, ha anche gli occhietti, l'anima. Sith ha avuto l'anima da Gwyn, quindi i draghi possono possederne una come oggetto. Però io avrei gradito tantissimo una linea di descrizione, un qualunque modo di capire che quest'anima era ottenuta e non semplicemente la sua anima, punto. Capite cosa voglio dire? E qui bastava dire Soul of Dark Eater Midir, l'anima di Dark Eater Midir è oscurità. Bastava una riga, come sempre.